Tra mercati di Natale e magia di pastori d'arte e zampognare, il nostro TG itinerante fa tappa a Moiano, nel Beneventano, la città dei presepi. È il momento del nostro TG itinerante, oggi facciamo tappa a Moiano, nel Sannio, il paese dei presepi e non solo, dove oggi si accende il Natale. Rino Genovese. Abbracciati dalla chiesa di San Pietro, buon pomeriggio da Moiano, antivigilia dell'Immacolata, entriamo subito nella suggestione natalizia con Samuele e Christian, nel 2000 eletti i più giovani zampognari d'Italia. Il giorno dell'Immacolato per tradizione è il giorno in cui si addobba l'albero di Natale e qui fanno le cose davvero in grande, pensate un po', un'intera collina trasformata in albero di Natale. Allora ci spostiamo su quella collina, siamo andati alcuni giorni fa a seguire i lavori dei volontari dell'associazione Millennium, vedete mentre predispongono le batterie di luci, quante luci utilizzate? 5.000 luci. Per fare un albero grande quanto? 130 metri di altezza e 70 di larghezza. E vedete che cosa accadrà il 14 di questo mese quando sarà acceso l'albero, questa è l'edizione 2012, in pratica la collina che diventa una specie di Vesuvio, poi il meraviglioso albero che la illumina e illuminerà fino al 6 gennaio tutta la valle. Non solo albero di Natale, quando parliamo di Natale in Campania parliamo soprattutto di presepe, ma noi siamo a Moiano, siamo nella città dei presepi. Guardate che gioiello, gli affreschi del Giaquinto che a Moiano soggiornò a fargli da cornice. La chiesa di San Sebastiano sorse nel 600 come ex voto dopo la peste, ma in questi giorni, come ogni anno, si trasforma nell'affascinante presepe della confraternita. I personaggi importanti sono vestiti con i paramenti sacri del 700. Moiano, città dei presepi. Il Museo del Presepe conserva opere straordinarie e all'interno è sorto un laboratorio dell'arte presepiale con originali caratteristiche. Una delle nostre caratteristiche è quello di riprodurre i volti dei cittadini di Moiano. Quindi poi i cittadini nei presepi rivedono loro stessi. Sì. Ma è nel centro antico, contraddistinto da una serie di case di stampo post-medievale, dove ancora si trovano lavatoi con pietre lavorate dagli scalpellini locali, che sorge il simbolo della fede moianese. La chiesa di San Pietro, dove si venera la miracolosa Madonna Nera della Libera. Quest'anno il centenario dell'incoronazione, la corona forgiata con l'oro donato da tutti i fedeli. Anche qui un presepe è di ferrigno, e poi il caratteristico fonte battesimale. È l'unico battistero della Campania dove non è possibile fare il battesimo per immersione ma solo per infusione, in quanto l'acqua viene messa qui all'interno e sopra il battistero è stato posto quest'opera monumentale dei maestri marmorari del 1700 napoletano. All'esterno la facciata in tufo di Moiano, concava, una caratteristica unica in Campania, e la torre campanaria con cuspide a cipolla. Una religiosità antica. Nella grotta rupestre di San Mauro sono stati ritrovati affreschi che potrebbero rappresentare i primordi della pittura rupestre a tematica religiosa in Campania. Qui siamo a Luzzano, un paese nel paese. Un cortometraggio ricorda la vera storia della rivolta popolare antifascista del 33. Oggi la comunità si stringe attorno alle chiese di San Vito e di San Nicola Magno, affrescata da un giovane artista locale e che vanta un orologio particolarissimo. Segna solo 6 ore. Ce ne sono 3 in tutta Italia, un'antica usanza contadina. Ma per conoscere a fondo questa frazione bisogna addentrarsi nei suoi cammini, vicoli che penetrano tra le case in un labirinto suggestivo, richiamando atmosfere d'altri tempi. E proprio nei cammini di Luzzano tra poche ore inizierà un'affascinante manifestazione. Sì, apriremo i mercatini di San Nicola nella location più antica di Luzzano e ci saranno e troverete soprattutto le eccellenze sannite che in questo momento state guardando. Vi aspettiamo. Questo fino all'8 dicembre. Sì. Il rapporto tra territorio, ambiente e uomo qui è davvero molto forte.
Infatti noi organizziamo trekking sia a piedi che a cavallo per far conoscere i nostri territori, nonché tutti quei prodotti che spontaneamente si possono trovare sulle nostre colline. E quando parliamo di prodotti, qui parliamo di prodotti di eccellenza, parliamo anche di allevamenti di eccellenza, le mucche marchigiane. Moiano è l'unico comune della Valle Caudina dove ci sono allevamenti di marchigiana, ovviamente anche la gastronomia è molto legata a questa carne, ma vedete anche salumi, insaccati, le famose mele annurche di Moiano con aperitivi fatti con le mele annurche, le noci, l'olio, il vino, straordinari formaggi. La signora Giuseppina ci sta facendo vedere la tradizionale cagliata e mentre la signora Marcellina impasta i cazzarielli di Moiano, lei cosa ci propone? I scardesse, fagioli e pizza con la trippa, il pane di Concetta. Signora, le posso fare una domanda? Lei ha un accento particolarissimo. Sì, perché noi a Luzzano parliamo puteolano. E questa è una cosa davvero unica in Italia, un'enclave di puteolanesi a Luzzano, nel quartiere di Luzzano. Continuiamo con i piatti tipici. Qui abbiamo le pizzette con le alici, il migliaccio con spaghetti, salame e formaggio e peperoni imbottiti. E passiamo all'angolo dei dolci. La signora cosa ci propone? Taralli e incinetti fatti classici da Luzzano. Incinetti di Luzzano. Poi? Le classici zeppole fatte da noi, le scaurate e quelle cresciute. E chiudiamo con? La colomba e il babà di Moiano. Noi ringraziamo la comunità di Moiano che a proposito di dolci ha voluto preparare questo panettone natalizio proprio per il TG itinerante, grazie di cuore e siamo al momento del primo cittadino, del sindaco. Sindaco, la suggestione natalizia qua è fortissima, rinnoviamo l'invito a venire il 14 per assistere dal vivo alla straordinaria accensione dell'albero di Natale. In che altri modi voi state affascinando i turisti? Io innanzitutto come sindaco di questo paese voglio ringraziare la RAI per l'opportunità che ci ha offerto e ringrazio la cittadinanza per aver raccolto l'invito, per aver partecipato calorosamente. Io penso che Moiano bisogna venire non soltanto perché è città del presepe, città della pizza, ma anche per le bellezze naturali, per il centro storico, per la qualità della vita e anche per le bellezze artistiche. Oggi come nuova amministrazione abbiamo puntato tantissimo sulla riqualificazione e rivalutazione del centro storico, un centro storico che si divide sia a Moiano che a Luzzano, un centro storico particolarmente bello. Siamo il primo comune d'Italia ad aver intitolato una piazza al grande Vincenzo De Crescenzo, autore di Luna Rossa. Io sono convinto che coloro che verranno qua a Moiano a visitarci poi ritorneranno perché resteranno soddisfatti per quello che abbiamo fatto vedere, per quello che abbiamo proposto. Sì. E ne siamo convintissimi anche noi. Rinnoviamo allora l'invito, il 14, l'accensione del grande albero di Moiano dalla chiesa di San Pietro. È tutto, linea allo studio. Grazie a Rino Genovese e a Moiano. Noi passiamo al calcio.